Science. Si sta costituendo un catalogo di immagini ad alta definizione per dare una visione globale delle condizioni dei fondali marini e delle barriere coralline. Questo catalogo online è successivo all'indagine sponsorizzata da una società di assicurazioni in relazione allo stato di salute dei coralli derivanti dai dati raccolti con telecamere speciali nel corso degli ultimi 2 anni. È molto importante che i paesi economicamente disagiati possano avere accesso a misurazioni corrette sullo stato delle loro barriere coralline, e questo dipende dal fatto che molti di questi paesi sono totalmente dipendenti dal turismo e dall'alimentazione correlati alla buona salute delle loro coste e delle barriere. I coralli si stanno degradando ad un ritmo impressionante, pertanto è auspicabile che il nuovo database porti ad una profonda comprensione dei cambiamenti come conseguenza dell'eccessivo sfruttamento, dell'inquinamento, delle trasformazioni climatiche. Si stima che 500 milioni di persone nel mondo dipendano dalle barriere per l'approvvigionamento di pesce, mentre quasi la metà dei coralli di tutto il mondo sarebbero già stati perduti negli ultimi 50 anni. Protecting the oceans. Proteggere gli oceani non serve solo per andare a fare il bagno alla spiaggia, ma riguarda l'ossigeno che respiriamo. L'oceano assorbe una grande quantità di calore e regola il nostro clima, pertanto quando pensiamo alle proteine che vengono dagli oceani, notiamo che sono milioni di persone che dipendono da queste forniture e che non avrebbero alternative. Sono già stati fotografati circa 150 chilometri di barriere coralline con un totale di oltre 100.000 immagini panoramiche. Un repertorio già importante.